Esoneratelo, esoneratelo, esonerate sto mezzo allenatore. Ha rovinato il Milan. Che è successo qua? Udinese Milan 3-1. Mamma, tre palle. I campioni di età. Veramente, che mamma sfotto chi ormai. Peggio dell'Inter. Niente, raga. Niente. Ci sono annate che vanno e annate che non vanno. Oh, non c'è miseria! Che è successo qua? Udinese 3, Milan 1, mamma mia! C'è miseria! Un bello è che sti tifosi qua sfottono pure! Io perciò non ci sto! Non ci sto perché l'Inter e il Milan stanno più rovinati della Juventus. Siamo tornati polli. Prendiamo gol che non dobbiamo prendere mai. Non possiamo iniziare le partite così. Oggi noi ci giocavamo tantissimo a Udine. Non possiamo sullo 0-0, partita in assestamento, palla nostra, dare la corsia libera all'Udinese. Perché una palla, stiamo lì ad aspettarla, l'Udinese va in porta, ragazzi. Così significa non avere elettricità, non avere tensione. Mamma mia, quanto siete scarsi, ma quanto siete scarsi. Ma non dovevate superarci, ma non dovevate perderci. Tre pere, una, due, tre, tre pere. Ma Ibrahimovic è tornato, il Milan vola, vedrete, la Champions League c'è andata bene, abbiamo preso il Napoli. Tre pere dall'Udinese. Ho provato a evitare di vedere il finale di partita, sto portando a spasso la cagnolina, perché è una roba indecente questa squadra, indecente Pioli che non smette mai di farci fare figure di melma, mettiamola così. Assolutamente uno schifo, 5 gol Sassuolo in casa, a Udine, a perdere a Udine contro una squadraccia. Ovviamente l'Udinese gioca sempre e solo contro di noi. Esoneratelo, tirate fuori i coglioni, mandatelo via questo mezzo allenatore, sto mediocre del cazzo, e poi prendeteli tutti a calci in culo. Prendeteli tutti a calci in culo, a uno, vergogna, vergogna, se hai coglioni dai le dimissioni stasera, vergognati. Gio, dai non piangere, devi solo capire che il calcio non fa per te. Tutti insieme! Gio, dai non piangere. Vergognatevi, cazzo, vergognatevi. Mi fate schifo. È una merda così. Mi avete rotto il cazzo. Il cazzo mi avete rotto. Il cazzo mi avete rotto, porca troia. Perché non è possibile, porca puttana, fare una partita così. Fare una partita così di merda. Che ci hanno anche fatto ritirare il rigore per pietà. E non riusciamo a neanche a fare un punto a Udine. Cazzo! Ma ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto dello schifo che facciamo? Non c'era manco bisogno di vedere sta partita, perché ne sapevo, io lo sapevo già. Lo sapevo già. Perché l'Udinese quando gioca contro il Milan si trasforma, diventa il Real Udinese. Ma a prescindere, noi facciamo veramente cagare. Cazzo, facciamo veramente cagare. Io oggi ero già deluso di partenza, perché quando giochiamo contro l'Udinese, e soprattutto quando giochiamo in campionato, facciamo soltanto cagare ultimamente. È chiaro, ragazzi, basta. Oggi non mi voglio neanche incazzare. Non mi voglio neanche incazzare. Già il rigore non ci stava. Poi glielo fa pure ribatte. Cioè, veramente vergognoso. Se fosse stato
se fosse successa a noi alla Juve fosse successa una cosa del genere, cioè qui se ne parlava per una settimana. Siete i soliti ladri, siete sempre questo, siete derubati, ladri, bombe di pimpa da pam. Invece succede che, siccome è successo al Milan, o a volte pure alle altre squadre, non solo al Milan, ma anche alle altre squadre, forse qualcosa se ne parla stasera e poi finisce là. Io avevo paura di questa partita e faccio un passo indietro e penso a Giroud che volutamente nell'ultima partita si fa ammonire. Perché Giroud dice: "Vabbè, mi faccio ammonire, salto l'Udinese e poi ci sono col Napoli". Sì, ma la partita da vincere è quella con l'Udinese. Cioè, non è che siamo a meno 3 da Napoli che dice: "Vabbè, voglio esserci per il big match". Cioè, se permetti, è un po' più fattibile vincere con l'Udinese o fare punti con l'Udinese piuttosto che con Napoli. E poi qualcuno si domanda il perché, mi ha addirittura insultato nel video dei sorteggi quando ho detto: "Oh, mamma, il Napoli". Come mi hanno detto: "Ma come, tu sei milanista, sei il re delle coppe, non devi aver paura di nessuno". Ma dove dobbiamo andare, ragazzi? Ma dove dobbiamo andare? La Champions League, e ma che lo andrà a fare a fare la semifinale, le quarti finale col Napoli? Ci ammazzeranno. Cioè, vedendo oggi il Milan, che speranze abbiamo? Ci mani, ci mandormi, ci. Ciao, Manu, stato va buono, non mi voglio dare anch'io, ciao. Io, che colpa ho? Se tifo una squadra di pezzenti, di teste di cazzo, di giocatori di merda, di ingrati, di avidi, di figli di... Che colpa ho? Spiegatemi che colpa ho, così magari poi rivedo un po' i miei piani.